praticamente qualunque verbale di accertamento voi abbiate mai ricevuto. Perché il verbale di accertamento non è una multa, non è un titolo esecutivo, non vi impegna a nessunissimo debito con lo Stato, né con il Comune o la Regione. Procedimento sanzionatorio della legge 689 dell'81 prevede che le forze dell'ordine emettano un verbale di accertamento e dopo 30 giorni facciano rapporto all'autorità che ha disposto la misura. Ora, siccome questa autorità, secondo le nostre leggi, può essere solo ed unicamente il sindaco, laddove non ci sia un'ordinanza legittima, perché se l'ordinanza è illegittima si contesta e si fa annullare. Io voglio sapere, questi qui che firmano tutti questi bei verbali di accertamento, secondo voi, in assenza di ordinanza, da chi accidenti vanno a fare rapporto? Infatti la stragrande maggioranza di questi verbali di accertamento vengono stralciati in sede di commissariato e io fino ad oggi in tutta Italia, la cerco da quasi 2 anni, non ho mai visto un'ordinanza ingiunzione di pagamento che sarebbe la vera sanzione. Vi dirò di più, firmare un verbale di accertamento, ad esempio per mancato rispetto degli obblighi Covid, non solo è nullo, ma è abuso di potere, è un chiaro abuso d'ufficio. Quindi cosa succede? Gli agenti che firmano il verbale di accertamento possono essere denunciati direttamente. Adesso arriviamo al motivo per cui vi sto dicendo che è il sindaco che può disporre le misure previste dal decreto legge numero 19 del 2020. Tutti gli altri decreti legge, laddove parlano di impianto sanzionatorio, fanno riferimento al decreto legge numero 19 del 2020, che all'articolo 1, comma 2, se non ricordo male, no, comma 1, dispone che possono, e badate bene, non sono automaticamente adottate, tantomeno con DPCM, che è proprio il più infimo atto amministrativo o atto di alta amministrazione che possa emettere un qualunque organo dello Stato. Addirittura i decreti ministeriali valgono molto di più di un DPCM. Il DPCM è previsto dalla legge 400 dell'88 all'articolo 17, comma 4 bis, e la sua unica funzione fino al 2018 era quella di gestire le cariche interne dei ministeri, nulla di più. Nel 2018 si sono inventati un uso nuovo, l'hanno messo, indovinate un po' dove? Nel codice della protezione civile. E che emergenza ha dichiarato il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020? Un'emergenza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 1/2018. Quindi il DPCM veramente non vale nulla. Serve soltanto a dare indicazione a chi, sempre ai sindaci, su come in caso di estrema necessità, con motivazioni gravi e documentate, possono applicare, stando all'articolo 1,1 del decreto legge 19 del 2020, una o più misure elencate al comma 2. Ci hanno voluto far credere che le misure elencate nel DPCM fossero tutte automaticamente applicate, e invece no, signori, perché le misure, ce lo dice l'articolo 54 del TUEL, il testo unico enti locali, le applica il sindaco con ordinanza contingibile e urgente, non con una qualunque ordinanza, non un'ordinanza della giunta, tantomeno un'ordinanza del presidente di regione, ma
con ordinanza contingibile e urgente, che è un tipo di ordinanza molto particolare, che deve essere veramente molto ben motivata, e addirittura il sindaco deve dimostrare di non poter intervenire con gli strumenti della legge ordinaria. Quindi se il sindaco emette un'ordinanza e non ci scrive sopra contingibile e urgente, già è un problema. Se non la emette per niente e poi vengono gli agenti a farvi il verbale di accertamento, è una palese truffa. Torniamo a noi, ancora una volta, perché il sindaco? Perché ci sono delle competenze in protezione civile. Allora, gli articoli 3, 5 e 8 del decreto legislativo 1/2018 ci dicono che il Consiglio dei Ministri, in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno compiti di indirizzo e coordinamento, cioè devono fornire le linee guida affinché l'autorità competente, che abbiamo appena detto essere il sindaco, sappia come muoversi all'interno delle indicazioni statali. L'articolo 11 ci parla delle competenze delle regioni. Le competenze delle regioni hanno compiti di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle loro competenze regionali. Chiaramente possono emettere cosa? Ordinanze del presidente di regione? Ma proprio no, non sono proprio previste. Sono previsti degli atti analoghi alle ordinanze, sì, ma emessi da chi? Dalla giunta regionale. Quindi il reuccio della regione, che vi fa credere che decide per voi questo, quello e quell'altro, in realtà non decide proprio niente, perché anche lui ha compiti di dare linee guida. Lui deve coordinare gli interventi dei sindaci. Quali sindaci però, per favore? Perché questa cosa è da chiarire molto bene. Quali sindaci? I sindaci dei comuni che abbiano dichiarato l'emergenza di livello A. Ora, io ne ho parlato già l'altra volta, in Italia io non ho trovato, e ho credo ormai di avere consultato qualche migliaio di albi pretori, io non ho trovato neanche una dichiarazione dell'emergenza comunale. Ma è logico. Perché non l'ho trovata? Perché non c'è, non poteva esserci, perché il 31 gennaio noi in Italia non avevamo neanche un malato. Quindi come facevano i sindaci a dichiarare un'emergenza che non c'era? E siccome non l'hanno dichiarata neanche dopo, perché il sindaco la potrebbe dichiarare domani l'emergenza, se ci fossero i presupposti di legge. Allora, siccome non l'hanno dichiarata mai, neanche in seguito, non possiamo che dedurre che l'emergenza non c'è. Non c'è mai stata. E tutto quello che ci hanno fatto credere è stata una grandissima presa per i fondelli. E siccome noi non conosciamo la legge, e veramente non la conoscono neanche i sindaci, dovrebbero, perché li paghiamo per quello, e spesso non la conoscono neanche le forze dell'ordine, anche loro dovrebbero, perché è presupposto irrinunciabile per il loro mestiere, pagato dai soldi nostri. Stiamo parlando di persone che vanno in giro con l'arma a spese nostre e che non conoscono le leggi, o almeno fanno finta di non conoscerle. Mi sembra molto grave. Quindi le competenze del sindaco quali sono? Io queste ve le vorrei proprio leggere direttamente dalla legge. Thank you.
Ecco qui l'articolo 12. Lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione, di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza è funzione fondamentale dei comuni, i quali assicurano, questa è la parola magica, l'attuazione. Qui non si parla più di coordinamento, di linee guida, qui si parla di attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi. E poi continua, l'adozione di tutti i provvedimenti, puntini puntini, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. E allora, andiamo a vedere sull'albo pretorio, che ordinanze ci sono? Di solito pochissime, per tutto il primo anno ce ne sono pochissime. Poi qualche sindaco ha avuto la brillante idea di mettere qualche ordinanza con l'obbligo di mascherina, magari anche all'aperto. Però ragazzi, l'obbligo di mascherina il sindaco mica lo può mettere, perché loro intanto nella legge non ce l'hanno mai scritto. E allora un atto amministrativo può innovare la legge, cioè può introdurre un obbligo che in legge non esiste, che lo scrivono nel DPCM, a noi scusate, ma che cosa ce ne frega? Io ragazzi ho contestato con delle semplicissime istanze in autotutela, ho aiutato tantissime persone a contestare i verbali, facendogli scrivere, scusate, voi mi fate la multa per violazione del DPCM, un DPCM illegittimo che viola la legge? Ma forse dovreste ripensarci, forse avete fatto un errore, vi do la possibilità di rimediare al vostro errore, perché l'autotutela non è la nostra del cittadino, è quella delle amministrazioni. Amministrazione, hai fatto un errore, io te lo dico, te lo faccio notare, sai, il DPCM in effetti non vale proprio nulla, non vale veramente un piffero. E mi dovresti citare per favore la norma di legge, articolo, comma, lettera e magari anche punto, dove c'è scritto che ci può essere l'obbligo di mascherina. Ma vi dico anche un'altra cosa, che se esistesse questo DL, vi assicuro che non esiste, sarebbe comunque incostituzionale, perché noi abbiamo una Costituzione che prevede la libertà personale. Nessuno può essere obbligato a mettere nulla sulla propria faccia. E questa cosa lo devono sapere i sindaci, lo devono sapere i poliziotti, i carabinieri, la guardia di finanza, lo deve sapere la dirigente scolastica che l'ha messa per un anno in faccia a tutti i bambini. Lo deve sapere il direttore sanitario che l'ha messa in faccia ai nostri nonni, ai nostri malati, che l'ha messa in faccia a quelli che volevano andare a trovare i propri cari, che gli ha proibito di entrare. Beh, lo sapete che l'assistenza dei parenti è un diritto del malato? Non possono tenervi fuori con o senza mascherina, con o senza Green Pass. E allora io dico, è ora che noi cominciamo a far volare le denunce penali, in primis ai sindaci, perché sapete qual è un altro dovere del sindaco nelle emergenze di protezione civile? Informare la popolazione. E sapete come si informa la popolazione? Con la verità! Che sulla pagina Facebook del comune, perché la loro grandissima intelligenza gli ha fatto pensare che siccome il sito web istituzionale del comune è citato dalla legge, allora quello fa fede in legge, no? Lì non ci hanno scritto mai un cacchio, però sulla pagina Facebook del comune il mio scriveva è vietato allontanarsi più di 200 metri da casa. E io gli scrivo, dico scusi, veramente questa sarebbe un'ordinanza della regione Lombardia, non Lazio? Cioè, e non mi hanno mai risposto.
basta, ho cominciato a mandare delle PEC. Oh, sapete che recentemente ho scoperto, io non lo sapevo, però la giunta regionale di Palombara Sabina, dove abito io, ha emesso una bellissima delibera in cui autorizza il sindaco a denunciarmi per, sentite questa, abuso del diritto di accesso agli atti. Scusate, una cosa più ridicola di questa io non l'ho mai sentita in vita mia. Abuso del diritto. No, vabbè, cioè, scusate, io scrivo delle PEC, cito le leggi, chiedo l'accesso agli atti. Scusa, hai emesso 140 ordinanze. Non ce n'è una con la motivazione esplicitata e documentata come vuole la 241/90? Allora io ti scrivo e ti dico, caro sindaco, mi fai vedere queste motivazioni? Ti ricordo peraltro che la legge dice così, così, così. Non mi hanno mai risposto, però autorizzerò il sindaco a denunciarmi per abuso del diritto di accesso agli atti. Abuso del diritto. Allora, siccome se avesse potuto denunciarmi da febbraio a oggi, direi che l'avrebbe fatto, evidentemente non poteva. Quindi che cos'era quella? Un'intimidazione? La giunta comunale ha voluto intimidirmi? Voleva mettermi tanta tanta paura? Non c'è riuscita. Allora io adesso voglio fare il contrario. Sono 2 anni che lo dico, i tempi non erano maturi prima. Cominciamo a denunciare il nostro sindaco. Peraltro mi dicono che il sindaco è qui presente sulla piazza, io non so, magari vuole venire a dire qualcosa, perché possiamo passargli il microfono e può difendersi, può venire qui a spiegarci le sue ragioni e anche la legge, magari ci spiega la legge, in base a quale legge si è mosso, in base a quale legge qui si portano le mascherine. Perché è importante, non credo che avrà un'altra occasione, cioè lo sto invitando a un confronto, io scendo da qui, lo lascio parlare e lo ascoltiamo tutti. Niente? Beh, un altro sindaco coraggioso. Ok, allora, quindi sono i sindaci che dovevano primo dichiarare l'emergenza, secondo, eventualmente, dato che hanno l'obbligo di informare, loro avrebbero dovuto tutti quanti dire, visto che in Italia non c'è stato un comune in emergenza, avrebbero dovuto informare correttamente la popolazione e dire, ragazzi, qui sul nostro comune l'emergenza non c'è. Quindi nessuna delle norme emergenziali si può applicare, perché scusatemi, è vero che un decreto legge normalmente è un atto avente forza di legge a valore in tutta la nazione, sì, ma sono stati emessi in precedenza dei decreti. Vuole venire? No, si è dileguato. Ah vabbè, si è dileguato, non è che ha fatto una gran bella figura. Comunque, io dico, allora, lui avrebbe dovuto dire l'emergenza non c'è e i decreti legge emanati per gestire l'emergenza dichiarata con delibera 31 gennaio, perché c'è scritto sopra, qui non si possono applicare perché da noi l'emergenza non l'abbiamo dichiarata. Cioè, come fai, no, ad applicare un decreto legge per gestire quella specifica emergenza dove quell'emergenza non c'è? È chiaro che non si possono applicare, è totalmente evidente, ma vi dirò di più, sono stati emessi già negli anni passati, dal 2018, insomma, loro fanno sempre qualche tentativo per vedere se magari ce ne accorgiamo, se qualcuno si lamenta, avevano già gestito delle emergenze minori, che però, siccome qui ormai se piove troppo e c'è l'alluvione in un paesino di 300 abitanti, dichiarano l'emergenza di rilievo nazionale, così accedono ai fondi della Comunità Europea, perché noi sono circa 15 anni che abbiamo quelle 20-30 emergenze l'anno e sono tutte attive in contemporanea. Adesso ne hanno dichiarate altre 4-5 negli ultimi 6 giorni, credo. Così è un continuo, perché devono fluire questi soldi dalle casse dell'Europa.
E allora, l'avevano già fatto, avevano già emesso dei decreti legge per gestire delle emergenze di protezione civile, solo che correttamente all'epoca, nella delibera di dichiarazione dell'emergenza, avevano anche indicato, come vuole l'articolo 24, l'estensione territoriale dell'emergenza. Allora, se io dichiaro un'emergenza per l'alluvione a Piacenza e poi emetto un decreto legge per gestire l'emergenza dichiarata nel comune di Piacenza, dove volete che si applichi questo decreto legge? A Piacenza. È regolare. Se io emetto una delibera che non è conforme ai requisiti di legge, non dichiara l'estensione territoriale dell'emergenza, sappiamo tutti perché, perché non c'era l'emergenza il 31 gennaio, quindi poteva dichiararla, Angelo, poteva dichiararla in qualche modo, no? Non poteva dire dove stava l'emergenza perché non c'era. E quindi ha fatto credere automaticamente che fosse su tutto il territorio nazionale, quando peraltro lo sappiamo benissimo che il primissimo malato l'hanno trovato il 23 febbraio. Guarda caso, il 23 febbraio è uscito un decreto legge, l'hanno fatto così, 448 hanno trovato il primo malato e vai! L'hanno dovuto annullare perché era un po' incostituzionale. Vabbè, però intanto ci hanno fatto credere per mesi che violare le disposizioni Covid comportasse una denuncia penale, perché dopo non è che ce l'hanno detto, cioè qualcuno ce l'ha detto, si è sparsa un po' la voce, ma ci sono voluti mesi per far capire alla gente, perché non l'ha detto il TG, non hanno messo i cartelloni li hanno messi quando Zingaretti ha fatto un'ordinanza con l'obbligo di mascherina anche all'aperto, ma non hanno detto che dopo poche settimane l'ha annullato il TAR Lazio. Voi lo sapevate che è stata annullata, non è scaduta, è stata annullata dal TAR perché era incostituzionale. Infatti sui verbali di accertamento non ci scrivevano violazione dell'ordinanza del presidente di regione perché era stata annullata, ci scrivevano violazione del DPCM. Che cosa gli vogliamo dire? E che cosa vogliamo dire a noi stessi però? Perché ora sono quasi 2 anni e noi continuiamo a farci prendere in giro, a credere a tutto quello che dice la TV, a credere alle dirette Facebook dei sindaci, dei deputati, alle dichiarazioni assurde, a credere al direttore sanitario. Guardate, io ne ho sentite di terribili, gente che non è stata fatta entrare in pronto soccorso, ma non come accompagnatore, come malato, c'hai il green pass, no, allora non entri, e non ha denunciato. E a me viene da dire, allora te lo meriti, perché tra l'altro non denunciare vuol dire che tu stai ledendo anche i miei diritti e quelli di tutti gli altri. Ecco, allora, siccome i sindaci non solo non hanno dato le informazioni che dovevano dare, ma anzi hanno dato quelle sbagliate, sempre via Facebook. Quando io ho fatto screenshot a tutto spiano, ho tutto documentato, ho 23 PEC, diffide varie, ho abusato del mio diritto di diffidare il sindaco quando commette illegalità. Facciamole partire queste denunce, il primo da denunciare subito, perché taglia la testa al toro è il sindaco. Sindaco, qui ci devi far vedere primo la dichiarazione di emergenza di livello A, perché se non ce l'hai sei un po' nei guai. Secondo, adesso mi rendi conto di tutte le ordinanze che tu hai emesso in assenza della dichiarazione dell'emergenza di livello A e di tutte le paginate che ci hai raccontato in quasi 2 anni di finta emergenza. Io la chiamo pandemenza, perché palesemente neanche la pandemia è mai stata dichiarata.
allora, il direttore dell'OMS ha rilasciato un'intervista e conferenza stampa dicendo: beh sì, noi OMS abbiamo valutato che la Covid-19 potrebbe ritenersi avente caratteristiche di pandemia. Due giorni dopo che Conte ci ha chiuso in casa col DPCM. Cioè, ragazzi, dai, veramente, due giorni dopo. Tra l'altro, dichiarare la pandemia, ne parlavo anche l'altra volta, è una cosa molto più complessa di così. Bisogna attivare il piano pandemico, dichiarare tutte e sei le fasi. Non esiste in legge la dichiarazione di pandemia in quanto tale. Io dichiaro la pandemia. Esiste dichiarazione di fase 6, livello 1 del piano pandemico, che è più o meno la 12ª fase del piano pandemico, o 14ª, adesso non ricordo. Quindi, insomma, vogliate prima di arrivare a quella che viene detta fase pandemica, che non vuol dire dichiarazione di pandemia. Beh, non ne ha dichiarato mai neanche una. Quindi non solo non c'era pandemia, non è stata dichiarata neanche l'epidemia. Non è stato mai attivato il piano pandemico né dall'OMS e né il piano pandemico nazionale, perché esiste anche il piano pandemico nazionale. Esiste anche la legge di protezione civile regionale. La volete leggere? Allora, eccola qui, legge della Regione Lazio 26 febbraio 2014, numero 2, e vi do anche questa piccola chicca di informazione, è stata modificata nel 2020, precisamente in questo passaggio qui, perché prima era un po' più esplicita. Allora dice: quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o con quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile comunale, perché sappiate che deve esistere anche un piano di protezione civile comunale pubblicato sull'albo pretorio, il sindaco è in teoria responsabile di questo piano di protezione civile comunale. Il 99% dei sindaci neanche lo conosce, di sicuro il 100% ha fatto finta di non conoscerlo. Comunque, torniamo a noi, quindi quando la calamità naturale non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, i sindaci chiedono l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla regione, e questa si chiama dichiarazione dell'emergenza di livello A, e non è che si telefonano: oh Zingaré, che mi mandi qualche cosetta che qua c'avevo un problemino. No, questa cosa va fatta con atto ufficiale. Un atto ufficiale che, secondo la legge sulla trasparenza, deve essere pubblico, pubblicato in albo pretorio e portato a conoscenza dei cittadini. Quindi, per cui, se non è sull'albo pretorio e uno gli fa una bella richiesta di accesso agli atti, quella di cui io ho tanto abusato, e loro non lo forniscono, vuol dire che non c'è. E di forze e strutture operative nazionali al prefetto. Prefetto? Prefetti sono spariti, non so se avete notato. Loro in teoria, sappiate che da TUEL hanno facoltà di subentrare ai sindaci inadempienti. Allora, se un sindaco è inadempiente, ipotizziamo, c'è una pandemia vera, c'è una pandemia, il sindaco non fa niente, non dichiara l'emergenza, non fa le ordinanze, non fa niente, sparte glissa, scrive le cose su Facebook. Ma secondo voi non interverrebbe il prefetto a dire: senti sindaco, guarda, ti depongo perché non sei degno di fare il renuncio qui, no? Subentro io, sono il prefetto. Come mai? Allora, se i prefetti non sono subentrati, torniamo ancora una volta, no? Allora, non c'è dichiarazione di pandemia, non c'è dichiarazione di emergenza di protezione civile di livello A. È ovvio che il prefetto non subentra, infatti hanno fatto finta di non esistere proprio più. Cioè,
lo Stato addirittura ha scritto sul decreto legge 19/2020 che loro dovevano mettere l'ordinanza in giunzione, ma mica sono scemi i prefetti, col cavolo che l'hanno fatto, perché la legge 689 dell'81 loro la conoscono bene, lo sanno benissimo che non hanno nessuna competenza laddove non ci sia l'ordinanza del sindaco. Per cui c'è l'ordinanza, no, col cavolo che io firmo un'ordinanza in giunzione che poi mi denunciano per abuso d'ufficio a me. Lasciamo che si sporchino le mani i carabinieri, i poliziotti, quelli della municipale, se li sporcassero loro, denunciassero loro. Quando questa gente qua si sveglia, se la beccano loro la denuncia, e che io prefetto mi faccio denunciare, ma quando mai? E il sindaco? Il sindaco non ha fatto le ordinanze, e che si fa denunciare il sindaco? Ma perché? Mandiamo avanti loro, questo hanno fatto da quasi 2 anni. Poi a un certo punto hanno dovuto cominciare a metterle queste ordinanze, perché siccome gli altri hanno cominciato a lamentarsi, perché a Zingaretti gli hanno cominciato ad annullare 2 o 3 ordinanzine, hanno fatto un po' brutta figura, hanno beccato qualche denuncia, più di una, allora hanno modificato il decreto legge. Per cui dopo i sindaci qualcosa hanno dovuto firmare per forza, perché se no sappiate che nel 2020 io con i miei occhi ho visto alcuni sindaci che anziché mettere le ordinanze sull'arco pretorio ci hanno messo il bignamino del DPCM. Giuro, tu vai a vedere, c'è il riassunto del DPCM senza firma, senza niente. Tu dici mamma mia, mamma mia, che sarà questa cosa? Questo era il mio primo argomento. Io direi veramente cominciamo a far volare queste denunce, perché è l'unico modo per uscirne. Cioè facciamo confrontare questa gente con i propri doveri e con la vera legalità, non quella che ci raccontano loro o la TV o i giornalisti. Anzi, cominciamo a denunciare anche i giornalisti magari, che forse è meglio. Ma tutti! No, Laura! Non dico tutti i giornalisti, quelli che scrivono certe cose. Il 90%. Adesso c'è il 90%. Che capisco che ho parlato già tanto, ma questa è una cosa di cui non riesco a parlare da almeno 4 mesi, ma è gravissima, è veramente molto importante. Qualcuno di voi sa che cos'è una classe di rimborsabilità di un farmaco? Non è che mi prendo un bicchiere. Allora, la classe di rimborsabilità è è quella lettera che definisce quali farmaci siano spese del sistema sanitario nazionale e quali no. Cioè, i farmaci in classe A sono tutti a spese del sistema sanitario nazionale, perché sono tutti farmaci salvavita, farmaci ritenuti essenziali. Scusatemi un attimo. Ecco, i farmaci classe C invece sono quelli non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale. Perché esiste l'autorizzazione all'immissione in commercio, che è una cosa. Ci sono dei farmaci, per esempio degli antidolorifici da banco come il Buscopan, che sono autorizzati al commercio, ma non sono rimborsabili a spese del sistema sanitario nazionale, perché sono in classe C. Adesso io vorrei farvi notare solo una piccola cosa. Le determine dell'AIFA con cui sono state concesse le autorizzazioni all'immissione in commercio a tutti e 4 i cosiddetti vaccini anti-Covid, che sottolineo non sono vaccini anti-SARS, non prevengono l'infezione, prevengono forse la malattia, hanno una percentuale di efficacia variabile anche a seconda di come la calcoli, c'è chi dice 95%, c'è chi dice 3%, a seconda di come la calcoli, ma sono tutti in classe C, ovvero non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale. Ora, noi abbiamo inviato, indovinato un po', una richiesta di accesso agli atti all'AIFA, e l'AIFA ci ha risposto.
Sì, è vero che sono in classe C, ma ce n'è una. Allora, siccome l'autorizzazione all'emissione in commercio è stata decisa a livello nazionale con l'Europa, sono tutti rimborsati dal sistema sanitario nazionale. L'AIFA si è appena data la zappa sui piedi, ma una cosa grossa così. Cari, ormai, se no viene male la registrazione.